Il sindaco di Lanciano Filippo Paolini ha chiesto le dimissioni del direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti. Perché? Dopo che ho letto, più che ascoltato, quelle dichiarazioni che hanno riportato sul giornale relativamente a quel foglietto che avrebbe in tasca il direttore generale, nel quale si direbbe che di non farsi curare presso l'ospedale del Chietino, io lo ritengo, insomma, una battuta veramente infelice, che non ha giustificazione. E chiaramente, quando un direttore generale pensa a questo, delle strutture che lui da oltre un anno amministra, è evidente che non c'è più quel rapporto, non ci può essere più quel rapporto di collaborazione per il bene delle nostre strutture ospedaliere, per il bene della sanità nella provincia di Chieti, naturalmente per il bene di tutti i nostri concittadini. Ecco perché ho chiesto che la cosa migliore per lui sarebbe quella di dimettersi. Ha sbagliato, e quando uno sbaglia l'orrore è così grossolano e così marcato, non può fare altro che dimettersi. Io penso che si sia incrinato in maniera irreversibile questo rapporto, perché noi, così come facciamo oramai da tanti anni, collaboriamo, vogliamo collaborare per il risanamento della sanità abruzzese, che vive dei grandissimi problemi, ma un direttore generale non può esordire in questo modo, in un momento topico nel quale si susseguono delle decisioni difficili, delle decisioni che vanno condivise con il personale sanitario, tutti quelli che operano all'interno degli ospedali e non solo, i distretti sanitari. Cioè, c'è gente che si sacrifica, che vuole comprendere le ragioni delle rivoluzioni che si stanno facendo, che hanno deciso in Abruzzo, però poi, se uno si deve sentire offeso nella propria professionalità, è evidente che questo rapporto si è incrinato in maniera irreversibile. E poi chiaramente il dottor Zavattaro è libero di scegliere quello che vuole. Io penso che le dimissioni siano la soluzione migliore.